Francesca Sorrentino, tronista in carica di Uomini e Donne, è ricorso al ritocco estetico, eccola prima di rifarsi, è completamente diversa. Dopo l'esperienza a Temptation Island, Francesca Sorrentino ha conquistato una certa popolarità social. Lo scorso anno ha partecipato al reality dei sentimenti insieme al fidanzato Manuel Mara, che non le ha dimostrato rispetto e considerazione. I due hanno lasciato il falò separati e Francesca ha scelto di guardare avanti senza di lui. Subito dopo la fine del reality la Sorrentino ha rifiutato il trono di Uomini e Donne dichiarandosi non pronta ad una nuova storia. In seguito ha rivisto l'ex e per un periodo sono tornati insieme. I due non hanno però superato le distanze e si sono detti addio ancora una volta. Oggi Francesca Sorrentino ha detto sì a Maria De Filippi, ha accettato di mettersi in gioco nel ruolo di tronista. Un ruolo che oltre a farle conoscere diversi corteggiatori, potrebbero aiutarla ad archiviare definitivamente la storia con Manuel. A Temptation Island Francesca è sempre apparsa diretta e sincera, e questo le ha fatto guadagnare un posto di prestigio su social. La neotronista è molto attiva sui suoi profili dove condivide i momenti del suo vissuto personale, e professionale. Inoltre è una persona solare e socievole e non manca di parlare con i suoi fans. Spesso risponde al box domande, e non si sottrae anche alle questioni che possono apparire scomode. Francesca Sorrentino, ecco cosa ha rifatto, la confessione. La neotronista ha sempre risposto in modo sincero ai fans. Qualche mese fa le hanno chiesto se fosse ricorsa al ritocco estetico, visto che alcuni fan hanno notato la differenza tra alcuni scatti di ieri e quelli di oggi. Francesca ha ammesso di essersi rifatta il seno, sì, spero mistero risolto. In tal modo l'ex fidanzata del reality dei sentimenti ha posto fine al gossip su di lei. E anche se gli scatti rivelano anche altre diversità, sembra che la Sorrentino non abbia fatto nessun altro intervento, almeno per il momento. Nel video di presentazione di Uomini e Donne, Francesca ha spiegato cosa si aspetta dalla sua esperienza sul trono. Mi auguro di trovare un amore come quello dei miei genitori che stanno insieme da più di 25 anni e si amano come il primo giorno. Sono l'ideale dell'amore. Ha poi concluso, si amano, partono per il weekend, mio padre è ancora geloso di mia madre. Anch'io sono così, un po' gelosa e possessiva e non è facile trovare chi accetta questo lato del mio carattere. Ha poi ribadito che dopo il fallimento della sua ultima storia non vuole più mettersi al secondo posto.